Allora, praticamente io curo il progetto Carismi per l'Arte per conto della banca e il dottor Nicola Miceli, professore critico, lui segue la parte artistica legata agli artisti che vengono coinvolti in queste mostre. Questa rassegna evidentemente ha avuto successo perché la banca continua a crederci e continua a dare linfa vitale a questo progetto. Anche stasera un pubblico numeroso, gli artisti sono di grande spessore, il critico è importantissimo, quindi ci sono le premesse perché questa rassegna possa continuare. E poi ricordiamo anche questa splendida location, perché la banca ha arricchito il patrimonio espositivo di San Miniato Alto, che già è una città storica, con questo splendido spazio che è invitante anche per gli artisti oltre che per il pubblico, perché le opere vi si leggono benissimo, sono ben illuminate e con questo spazio enorme a disposizione sono anche facilmente collocabili. Allora, con la banca, con la Cassa Risparmio San Miniato, questo progetto Carismi per l'Arte è nato per le mostre dentro le filiali. Poi in occasione della mostra del Tartufo abbiamo invaso questo spazio che doveva essere adibito a sala convegni con una mostra proprio per riempire, diciamo, questo momento statico fra l'inizio dei lavori e quindi il cambio di destinazione. Devo dire che dopo la mostra Artemis ha avuto un grande successo e la banca si è innamorata di questo spazio e ha deciso di tenerlo, di destinarlo come sede espositivo, quindi un polo espositivo a disposizione sia della banca ma anche della comunità di San Miniato. Fra l'altro ora a giugno verrà ospitata una mostra che organizza la fondazione e nel mese di luglio faremo in collaborazione con il Comune di San Miniato un'esposizione di manifesti che ricordano la manifestazione La Luna Azzurra e il teatro di San Miniato, il dramma, quindi conosciuto in tutto il mondo. Io vorrei ricordare ai nostri telespettatori che Margherita Casazza è anche direttore editoriale di Reality, il famoso periodico del circondario del Cuoio, una rivista che presta tantissima attenzione al mondo dell'arte grazie alla collaborazione illuminata di Nicola Miceli. Come vedete dalle immagini che ora vi fornisce la regia, anche nell'ultimo numero c'erano tanti articoli dedicati a artisti importanti, fra questi ovviamente anche Giuliano Ghelli, che è uno dei protagonisti di questa mostra. Quindi noi invitiamo i nostri telespettatori a richiedere magari direttamente alla direzione di Reality la rivista, perché saranno informati su tutto quello che avviene nel comprensorio del Cuoio a livello artistico. Allora, la nostra rivista ha un'uscita, una cadenza trimestrale, si trova nelle edicole, però a volte preferiamo noi sostenere l'abbonamento, quindi se qualcuno è interessato ci può richiedere direttamente la rivista, noi la verrà spedita al proprio domicilio oppure richiederla all'edicola, che l'edicola si metterà in contatto con il nostro distributore. Hanno portato il saluto dell'amministrazione comunale di San Miniato il presidente del Consiglio Comunale Marzia Bellini e l'assessore alla cultura e vice sindaco di San Miniato Chiara Rossi. Buonasera a tutti, io ho portato il saluto del sindaco che era impegnato in questo momento in Consiglio Comunale e un ringraziamento proprio grande alla nostra banca di San Miniato, perché ci dà con questo spazio un'arte vivace e in piena sintonia con la nostra città, perciò un grande ringraziamento alla nostra banca. Una mostra di altissimo livello che va a seguire altre mostre sempre sotto questa denominazione di Carismi per l'Arte, che ha portato appunto San Miniato ai vertici dell'attività espositiva nella nostra regione. Esatto, mostre appunto che sono già state fatte, ma mostre che anche seguiranno in futuro e mostre che noi come comune siamo veramente ben lieti di poter appoggiare con il nostro patrocinio, in quanto manifestazioni evidentemente di carattere pregiato e pregevole. Quindi ben venga questa galleria d'arte ormai a tutti gli effetti, galleria d'arte moderna, e speriamo veramente che possa continuare sempre questa preziosa attività anche per affiancare le nostre iniziative prettamente comunali.
È stato il critico e storico dell'arte Nicola Miceli pochi minuti fa a presentare i quattro artisti al folto pubblico. È un compito improbo perché condensare in pochi minuti la carriera di quattro artisti così importanti è quasi impossibile. Nicola Miceli oggi però ce l'ha fatta, perlomeno a dare degli input, degli stimoli al pubblico per riuscire a penetrare in profondità nelle opere che stanno in questo momento vedendo. Sì, beh, insomma, sintetizzare sicuramente non è facile. Sono artisti che conosco molto bene perché posso chiamarli anche compagni di strada. Abbiamo fatto davvero un lungo percorso insieme, quindi forse in questo senso c'è la possibilità di dire, insomma, poche parole che riassumano il senso delle singolari poi vicende creative. Ecco, ho radunato questi quattro artisti nella mostra Variazioni, che è sottotitolata Quattro tempi dell'immaginario, e quindi penso proprio ai tempi musicali, no? Cioè, quindi ogni tempo è un tempo musicale diverso e quindi anche un contenuto diverso e un uso diverso della stessa lingua, quello della pittura, nella quale ha una notevole importanza la materia e i materiali. Quindi con l'esempio di Giuliano Ghelli, che lavora sulla pittura, è una pittura tutta esplicita, tutta dichiarata, tutta estroversa e direi anche araldica, no? Che è il luogo dell'immaginario proprio proiettivo, quindi immagini mentali che si proiettano, tra l'altro con una brillantezza, una squillantezza, una gioiosità, che è espressione anche del carattere. Certamente, un senso di festa, ecco, sono porte come un suo ciclo, porte che si dischiudono, insomma, no? E quindi porte di accesso all'altra dimensione. Poi ha un mondo invece come quello di Giulio Greco, che ha un forte radicamento, direi, antropologico e anzi addirittura etnografico alla sua terra del Cilento, dalla quale ha ricavato materia di leggende, di miti, di credenze e di una cultura, insomma, che qui si deposita su queste jute, un lavoro su una juta a tessitura larga che di per sé già rimanda all'idea della tessitura arcaica. E poi un artista come Ivo Lombardi, che gioca sulla forma, è una forma che sembrerebbe una contraddizione, insomma, perché il suo in definitiva è un linguaggio informale, però queste pezzature di superfici tirate come pareti, queste pezzature hanno incastri e anche separazioni, anche tagli, anche che creano un ritmo formalmente impeccabile, all'interno del quale poi si inseriscono singole parole molto evocative che rimandano quindi a contesti e anche sono parole della memoria. E poi il più drammatico, il più intenso dal punto di vista espressivo, con un ciclo inedito, tra l'altro, nel senso che è stato qui esposto per la prima volta, che è Fulvio Leoncini, che ha una materia forte, un segno fortemente scavato, strutture davvero primordiali, cariche di un sentimento drammatico del sacro e quindi della sacralità dell'esistenza, che si proietta con tutte le sue tensioni e lacerazioni in un luogo istituzionale come quello del sacro, rappresentato da alcuni elementi come, che so, i seggi, i troni, gli altari e così via, che però interessano, investono direttamente le problematiche più profonde dell'uomo e dell'esistenza umana. Quindi quattro valori, come vedi, molto diversi, però accomunati da una unica idea, e quella della persistenza anche
della pittura e della forma.